Il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio punta a vincere la sfida sulle aree interne e sul loro riequilibrio, assegnando importanti risorse della programmazione unitaria 2021-2027. A ribadirlo è stato proprio il presidente ieri sera a Teramo, dove, al Teatro Comunale, ha chiamato a raccolta sindaci e amministratori del territorio dei comuni delle aree montane per illustrare le misure contro lo spopolamento e il rilancio dei territori interni. Beh, noi oggi raccontiamo il lavoro fatto in questi anni. La strategia nazionale delle aree interne riguardava 5 zone perimetrate, sono diventate 7, aggiungendo altre 2, la zona dell'Alto Liri e della Valle del Sagittario, aumentando il numero dei comuni che partecipano di questa strategia, mettendoci le risorse economiche che prima non erano state neanche messe in bilancio. E facendo da questo punto di vista un lavoro molto importante. Stanno partendo i programmi con i comuni capofila, sono previste decine di milioni per i comuni delle aree interne di montagna. Abbiamo approvato la legge 3 anni fa contro lo spopolamento per dare contributi a chi fa nascere figli o chi trasferisce la residenza e rimane all'interno dei piccoli comuni di montagna o li trasferisce e riapre magari anche un'attività. Marsilio ha anche evidenziato l'impegno nella ricostruzione post-sisma, citando l'ultima sessione della cabina di coordinamento con il commissario Guido Castelli, in cui sono state ratificate nuove ordinanze per la ricostruzione e il rilancio socio-economico, e non ha fatto mistero circa il fatto che sulle aree interne si gioca anche la partita per il mandato bis. Avere a disposizione altri 5 anni per portare avanti questo percorso e far maturare anche tanti progetti che oggi sono alla fase degli appalti, dei cantieri o dell'apertura dei lavori e poter vedere la conclusione di questo lavoro importante, naturalmente la nostra ambizione e credo che sia anche un'opportunità per l'Abruzzo.